Buonasera, benvenuti alla quinta puntata di Eroi per Caso, storie di pericoli improvvisi e storie di persone che hanno salvato altre persone spinte da uno straordinario impulso alla vita. C'è una montagna sulle Dolomiti che è una vetta da vincere per tutti gli scalatori. Si tratta del Monte Civetta e in particolare di una parete alta ben 900 metri che è considerata la più grandiosa e difficile scalata delle Dolomiti. Ma per due scalatori quella del Monte Civetta è divenuta una scalata maledetta. È un giorno d'agosto e inizia la loro sfida al Monte Civetta. Sulle Dolomiti, gli alpinisti affrontano alcune fra le più grandiose e difficili scalate su roccia. Nel 1980, due giovani alpinisti abruzzesi decidono di sfidare la parete nord-ovest del Monte Civetta. Giustino Zuccarini e Giampiero Di Federico si allenano da giorni in vista dell'impresa. Venite a bere un bicchiere con noi. Dai, sì, prendiamoci un bicchiere. Avete poi vino? Sì, sì. Ecco qua. Il vino fa bene, eh. Yeah. Allora, domani Filip. Voi? Filip. Sì. Anche noi. Ma vi allenate sempre con noi? Sempre. Saluto, ragazzi. È stato Giampiero a lanciare l'idea all'amico. Nel 1980 facevo il militare a Mestre, così decisi di, siccome ero nelle vicinanze, di realizzare un sogno che era la salita del Philip Flam al Civetta. La parete Philip Flam si stacca con una verticale di 900 metri e raggiunge la cima a 3300 metri. Porca, bellissima, Giampiero. Allora, vai avanti te o vado avanti io? I giovani attaccano la parete prima dell'alba e con pochi tiri di corda arrivano a metà salita. Giustino! Senti, che vogliamo fermarci fra un po'? No, ma che? Continua, continua! Sei stanco? No! Mi sa che sei stanco tu, eh! Dopo qualche ora di arrampicata libera, i due si avvicinano a un terrazzino naturale. Sì, e Giustino eravamo a 40 metri di distanza, naturalmente in verticale, non ci vedevamo e avevamo difficoltà anche a farci sentire, perché è una grande parete, c'è vento. Recupero la corda! Giampiero si sente tranquillo e non assicura la corda ai chiodi. Puoi venire! Vieni! Possibilità di, perché stavo scivolando pian piano da questo terrazzino. Giampiero resiste, in bilico su 600 metri di strapiombo. La soluzione per salvarmi poteva essere quella di prendere il martello, battere sulla corda che tessissima passava davanti a me, tagliarla col martello, però questo avrebbe comportato la morte di Giustino, anche se avrebbe comportato la salvezza mia. C'è una sola cosa da fare. Giampiero con una mano tiene la corda che lo stringe e lo tira verso il basso. Con l'altra tenta un ancoraggio disperato. Ora deve liberarsi dalla corda. Ah.
Giampiero ce l'ha fatta. Rischiando la propria vita, ha salvato Giustino. E per non spaventarlo, decide di non dirgli nulla. Continuiamo, eh? Vogliamo continuare? Continuiamo. Dai, continuiamo. Ancora uno sforzo. E la cima si avvicina. Verso mezzogiorno arriviamo alla parte finale della parete, caratterizzata da canaloni sassosi e irti di spuntoni. Sassi, Giustino! Sassi! Giampiero non perde tempo. Sa che dei ragazzi erano partiti prima di lui. Appena raggiunto i ragazzi della cordata che ci precedeva, li prego di chiamare subito i soccorsi perché Giustino stava in stato molto grave. Dai, è gravissimo, questo va più di testa. Dai, forza Giustino. Dai, andiamo in un posto più sicuro. Giustino, dai. Dai, dimmi qualcosa. Giustino. A un certo punto vedo arrivare due alpinisti, spiego la situazione nostra gravissima e li prego di raggiungere la vetta, scendere al rifugio subito e chiamare i soccorsi. Dalla base di Agordo, una squadra del soccorso alpino decolla con l'elicottero militare. Le nuvole coprono la parete dove i due amici bivaccano. Egidio Soraru, caposquadra del soccorso alpino, deve rinunciare. Non siamo riusciti né a vedere i due alpinisti, né neanche l'elicottero è riuscito a portarci in vetta. A 3.000 metri è ancora peggio. Si scatena una bufera di neve. L'elicottero si ferma dove può. Ora 1.000 metri di parete battuti dalla bufera separano i soccorsi dalla cima. Giampiero. Un soccorritore prova a calarsi verso il bivacco. Siete caduti! L'intervento è troppo rischioso. Gli uomini del soccorso alpino devono ritirarsi. Visto il soccorritore sparire nella bufera, allora ho capito che probabilmente non ce l'avrebbero fatta e quindi noi dovevamo rassegnarci a un'altra notte di bivacco. Da qua non ne usciamo più, è la seconda notte, non ne usciamo più. Anche il soccorso alpino deve aspettare la notte sotto la bufera. All'alba il tempo migliora e i soccorritori si calano di nuovo lungo la parete. Sono qua, dico. Arrivano. Io lo guardo e lui mi interroga con gli occhi. Io dico, è vivo. Presto, facciamo presto. Thank you.
Anche l'elicottero ora può arrivare in vetta. Per Giustino è la fine di un incubo. Se stesso per un altro, e quello che ha fatto con me credo che l'avrebbe fatto con tutti, perché fa parte della sua natura. Il lungo e difficile salvataggio è finito. La vetta del Philip Flamm resterà solo un brutto ricordo. Il salvato, Giustino Zuccherini. Senti, Giustino, ma come hai fatto a rimanere in vita per tre giorni lì su, a strapiombo, sul Monte Civetta, sul maledetto Monte Civetta? Come hai fatto? Qual era il pensiero che ti ha portato avanti? Ecco, cioè in quei momenti dentro di me avevo una forza incredibile, una forza che mi diceva di non mollare perché ce l'avevi fatta. E poi a fianco a me c'era un amico, che era Giampiero, di cui avevo molta fiducia come amico, e quindi non correvo rischi, ero sicuro di farcela. E questo... Giampiero Di Federico con il dottore Giglio Soraru. Allora, senti Giampiero, tu sei l'amico a cui faceva accenno poco fa Giustino, cioè la persona, abbiamo visto nel filmato, che è stata accanto a lui, che ha rischiato la vita poi per salvarlo. Senti, in questa vicenda abbiamo visto tanta sfortuna, la caduta, il masso che cade, però anche un po' di buona sorte, per esempio l'acqua che arriva improvvisamente dalla roccia. In questa circostanza, che cos'è, ti faccio un po' la domanda che ho fatto anche Giustino, cos'è che vi ha dato di più la forza per superare questo momento veramente drammatico? Erano giorni bruttissimi e in cui io qualcosa dovevo fare, avevo voglia di fare qualcosa. Poi pian piano in questi tre giorni ho capito che la scelta migliore è di non fare, ed era la cosa anche più drammatica, perché non fare, avendo un amico che sta morendo tra le braccia, era la scelta più difficile. E che cosa gli dicevi a lui? Ci dicevamo tante cose, anche la notte, io mi sono scoperto anche a pregare, ci dicevamo tante cose, ci facevamo coraggio, ci stringevamo perché faceva un freddo tremendo e... Non so, sono stati tre giorni, soprattutto le due notti con la bufera sono stati veramente molto drammatici, e abbiamo pensato anche che potevamo non farcela. Quindi non fare fino a un certo punto, nel senso comunque stargli vicino dal punto di vista emotivo, cercare di dirgli le cose giuste. Rivediamo un attimo se possibile, se il regista Duccio Forzano ci dà l'ok, la parte della prima caduta, quella all'inizio della scalata. E puoi commentare direttamente, Giustina, che in questo momento tu sei caduto nel vuoto proprio. Cosa ricordi di quel giorno? Ricordo che l'appiglio in quel momento all'uscita del tetto mi è venuto via, mi è sfuggito. E in quel momento andavo giù e pensavo che forse era finita. Ecco, però Giampiero è riuscito a trattenerti. Senti Giampiero, tu hai anche scritto un libro che contiene tra gli episodi anche questa disavventura. Tra l'altro la copertina mi sembra che ritragga lui proprio nel momento dell'incidente. Sì. Lui e Giustino, che questa stavamo al secondo giorno, cioè il casco sfondato, e Giustino ha avuto una frattura cranica di 6 centimetri. E a detta dei medici... Cioè, il cranio si è sfondato per 6 centimetri di profondità. Si è rotto per 6 centimetri, una fessurazione di 6 centimetri. E a detta dei medici è stata una fortuna che si sia rotto la scatola cranica, perché l'ematoma non ha potuto sfogarsi un po' all'esterno e non comprimere troppo il cervello e farlo entrare definitivamente in coma. Ecco Gigi, tu a quei tempi eri solo un volontario
Qual è stata la difficoltà principale in questo salvataggio? Io penso che la difficoltà principale sia stata quando siamo arrivati in cima, dopo una salita di oltre 1000 metri, ci siamo trovati nelle condizioni ambientali veramente difficili e abbiamo dovuto decidere di sospendere l'operazione. Secondo me è stato il momento più drammatico dell'intera operazione. Perché sapevate che poteva essere... Sapevamo che poteva essere molto importante recuperarli già quel stesso giorno, però sia per noi che anche soprattutto per loro, secondo me è stata una decisione più che giustificata. Ecco Giulio, un'ultima cosa, comunque ci insegna questa vicenda, anche se mi sembra grosse imprudenze non ci siano state, è stata piuttosto più che altro sfortuna, però ci insegna che la montagna va sempre comunque rispettata. Certo, la montagna va sempre comunque rispettata, fortunatamente al giorno d'oggi non succedono più tanti incidenti alpinistici. Anche se come dici te l'incidente di Federico Giampiero era stata solo sfortuna, però gli incidenti al giorno d'oggi in montagna sono soprattutto escursionistici. Voi andate ancora a fare escursioni? Sì. Sì, non mi è passata la voglia. Grazie a tutti voi. Allora, la montagna va rispettata, sì. E un'altra raccomandazione, questa soprattutto delle mamme, è non...